Epicurea è un festival gastronomico che abbiamo iniziato l'anno scorso sotto la regia di Andrea Petrini. L'idea di Epicurea nasce dalla voglia di Stéphane Gerschel del gruppo Bulgari di portare qui a Milano i migliori nomi della nuova scena culinaria mondiale. Le tendenze culinarie più importanti dalla scena latinoamericana con Virgilio Martinez e l'anno scorso Rodolfo Guzman, la nuova visione esotica di Yoshiro Narizawa o di Danny Bowen, passando anche per la scena della nuova bistronomia parigina con Bertrand Grebaud l'anno scorso e il grandissimo Inaki Espitarte. Ovviamente non poteva mancare la cucina nordica con Kobe Destramult e quest'anno Magnus Nilsson e René Redzepi del ristorante Noma. E poi avremo un ospite d'eccezione che è il nostro Luca Fantin, mio collega del Bulgari di Tokyo, che attualmente è considerato il miglior chef italiano nel mondo. Oggi abbiamo invece con noi Virgilio Martinez, che ha reso la cucina peruviana più accessibile attraverso una ricerca estenuante di prodotti dimenticati anche dai peruviani. So tonight's menu, there is a lot of everything. There is some ingredients coming from my territory. There are some local ingredients, local fish, local scallops, the capesante, native corns, native potatoes coming from our territory. Peruvian and Latin American biodiversity, local ingredients in the luxury of the Bulgari hotel. Stasera inizieremo con un'ostrica saskaya, cui ho aggiunto una crema di avocado del cerfoglio e una granita di pisco sour. Il pisco sour è la bevanda per eccellenza peruviana. Io ho reso il pisco sour una granita che vado poi ad adagiare sopra l'ostrica. Dopodiché inizia Virgilio. We start with capesante, with scallops, with the red cactus emulsion and some herbs and black corn. Then we go to a braised avocado with different quinoas. And then we go with a fish, which has been cured with some Amazonian nuts, with a bit of tiger's milk emulsion. And then we go for meat, marinated with the heart of the beef, and then some native potatoes and some grains. We're using lots of pseudo cereals. And then we have two desserts. The first one comes with a very intense mango with the mucilage of the cacao. I mean, the white part of the cacao from the whole fruit with clay. And then we finish with some cacao, 75% coming from the Amazonia, with chirimoya, which is a fruit, and coffee, Peruvian coffee. Come per ogni serata di Epicurea, sia io, lo chef ospite e il nostro sommelier ci incontriamo per stabilire quali vini possono essere più adatti. Questa sera faremo una degustazione di vini siciliani, tutti biologici, biodinamici, con un nero d'avola finale sul Wagyu che darà una persistenza molto gradevole e poco tannica.